A volte ci chiediamo se siamo qualcuno, se davvero contiamo e se verremo notati. Tanti di noi si sentono completamente inutili e non capiscono il perché, o forse lo sanno ma non riescono a rimediare a questa cosa. È brutto vedere una persona che si sente una nullità ed è brutto non poter fare niente. Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in un'altra storia dal mondo. Di recente non ne ho raccontate molte, ma oggi sono tornato con qualcosa che spero scalderà il cuore a tutti. Perché capiremo che non sempre ci sono persone cattive là fuori, o poliziotti che vogliono farci solo multe. Prima vi ricordo di passare dal mio canale Telegram di sconti ufficiale per risparmiare sempre qualcosa, specialmente in questi tempi su prodotti di prima necessità, e se siete seduti o sdraiati o seduraiati, partiamo. Diamo spesso per scontati gli hamburger e le pizze. Beh, non nel senso che sono persone a cui dobbiamo dare più attenzione. Nel senso che quando abbiamo fame possiamo prenderli come ci pare, da un fast food o da un ristorante in generale. Ma quando sei un senza tetto, anche solo una patatina fritta può diventare cibo di lusso e desiderato come pochi. Il menù da 1 euro al Mac diventa il paradiso. Un poliziotto di nome Michael Rivers questo lo sa bene, e un giorno è stato fotografato mentre compieva un gesto unico vicino a una senza tetto. La persona che ha scattato la foto ha scritto su Facebook: «Qua a Goldsboro i poliziotti fanno davvero tanto per noi». Ma Michael fa anche di più e cerca di non escludere mai nessuno durante una pattuglia, compresi senza tetto oppure gli animali. Ha un cuore davvero grande e tutti lo conoscono in zona. L'uomo ha passato i suoi ultimi 10 anni a servire il dipartimento di polizia della zona in North Carolina. Non è uno scherzo e nemmeno una barzelletta, conosce i nomi di tutti i senza tetto del paese. E se ce ne sono di nuovi, anche se preferirebbe di no, va subito a conoscerli e chiedere la loro storia. Con preferirebbe di no si intende il fatto che non vorrebbe vedere altre persone sul lastrico in povertà. Comunque il giorno in cui questa foto è stata scattata ha appunto conosciuto una persona nuova. Mentre pattugliava le strade come ogni mattina aveva visto un senza tetto che non aveva mai notato in zona. Si era chiesto chi fosse, si stava però avvicinando l'ora della pausa pranzo quindi non voleva trattenersi oltre, ma un dettaglio aveva attirato la sua attenzione e l'aveva commosso. Cioè la maglietta della donna dove c'era scritto «Senza tetto, il modo più veloce per essere nessuno». Quella frase non gli era piaciuta molto. E quindi la prima cosa che aveva pensato è che non voleva rimanere a guardare. E quella persona era un qualcuno. Aveva solo quel pensiero in mente. Era così andato vicino a lei e l'aveva salutata con un semplice «ciao». Non sembrava voler conversare, quindi se n'era andato via. Non voleva darle fastidio. Eppure in cuor suo aveva sentito di aver fatto qualcosa di sbagliato. Così, pochi metri dopo, era tornato e le aveva fatto una domanda: «Hai mangiato qualcosa?». Lei, con un'aria un po' sorpresa, aveva risposto di no, ed era quasi da 2 giorni che non mangiava niente. Così Michael aveva deciso di fare una cosa. Aveva girato la macchina ed era andato alla pizzeria più vicina, dove aveva comprato una pizza da dividere con bibita e patatine. Metà peperoni e metà formaggio. Non sapeva cosa le sarebbe piaciuto, quindi per sicurezza aveva scelto la roba vegetale. Era tornato indietro con tutto il necessario per darle almeno un bel giorno nella sua vita. La parte che Michael aveva preferito era quella del discorso. Era rimasto ben 45 minuti a parlare del più e del meno, scoprendo per esempio che aveva circa 40 anni contro i suoi soli 29. Infatti immaginava di poter imparare qualcosa dalla vita da lei. E in effetti lì raccontò tante cose. Come era stata abbandonata completamente da tutti nel momento del bisogno e di come nonostante tutto riusciva a essere felice. Non aveva niente eppure andava avanti ogni giorno sorridendo il più possibile. Dopo che la storia era stata pubblicata su Facebook con il permesso di Michael, arrivarono tantissimi commenti positivi e le lettere per il poliziotto che lo incitavano ad andare avanti per questa strada e che il suo gesto aveva commosso tutti. Lui ha detto che non sarebbe mai e poi mai cambiato. Con questo concludiamo, davvero una persona di cuore e sono sicuro fuori ce ne saranno molte altre. Noi finiamo per oggi questa piccola storia, alla prossima gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.